Si è tenuta la scorsa settimana al Parco delle Esposizioni di Novegro a Segrate l'edizione 2022 di Demo Green, manifestazione dimostrativa di macchine e attrezzature per il giardinaggio, un evento nel quale i professionisti del verde hanno potuto dialogare direttamente con le aziende produttrici, osservare i mezzi meccanici al lavoro e valutare caratteristiche tecniche e soluzioni innovative per scegliere meglio i macchinari o gli investimenti da fare per la prossima stagione. Demo Green ha visto la partecipazione di 50 brand del settore e la presenza di Coma Garden, l'associazione che in seno a Federunacoma, la Federazione Nazionale di Costruttori di Macchine per l'Agricoltura, rappresenta le industrie che producono tecnologie per la cura del verde. A Segrate, Coma Garden ha fatto il punto sull'andamento del mercato delle macchine e attrezzature per il giardinaggio. Un mercato che da alcuni anni a questa parte evidenzia un trend positivo e che nel 2021 ha raggiunto quote record, con un incremento complessivo del 14%. Il primo semestre del 2022, secondo i dati di Coma Garden, che ha realizzato il monitoraggio del mercato in collaborazione con il gruppo di rilevamento statistico Morgan, evidenzia livelli di vendita ancora buoni. Dopo il boom del primo semestre 2021, che aveva registrato un più 33,7%, i dati del 2022 indicano una flessione del 13,6%, che lascia prevedere che il numero totale di mezzi venduti a fine anno saranno all'incirca 1.480.000. Di fatto, il calo delle vendite non annulla la performance dell'anno precedente e i volumi di macchinario assorbiti dal mercato si rivelano comunque superiori rispetto a quelli del 2020 e persino rispetto a quelli pre-Covid del 2019. Non malissimo. Nel primo semestre, con un rallentamento nella seconda parte del primo semestre, quindi nel secondo trimestre, soprattutto e anche per un discorso meteorologico, perché sappiamo tutti che ha fatto molto caldo, c'è stata molta siccità, in alcune zone non ha piovuto per mesi e quindi è evidente che, trattandosi di giardinaggio e quindi di crescita di piante, crescita di erba e cose di questo genere, questo ha comportato sicuramente un fattore esogeno a quello che è il nostro mercato, per cui non tutti sono stati incentivati magari a comprare la macchina nuova o a sostituire la macchina che avevano. Quello che ha tenuto sono stati i rasaerba robot, che sono in pari, che in un mercato che cala è un ottimo risultato, e poi alcuni prodotti che sono di recente introduzione, quindi i potatori a batteria e le forbici a batteria. Quelli sono prodotti che sono stati introdotti recentemente, grazie alla batteria hanno naturalmente più mercato e quindi diventa più facile per chi partiva da numeri piccoli riuscire a crescere. Ben diverso è il mercato del rasaerba, che naturalmente aveva numeri enormi e che in una situazione di questo tipo non può far altro che rallentare. Un secondo evento dimostrativo dedicato alle macchine, attrezzature per il giardinaggio e la cura del verde e idealmente collegato a Demo Green si svolgerà nel contesto di EIMA International, l'esposizione internazionale che si terrà a Bologna dal 9 al 13 novembre prossimi. Si chiama Garden in Motion, offrirà in un'area all'aperto di oltre 2000 metri quadrati dimostrazioni pratiche di mezzi meccanici e costituirà la novità della prossima edizione del Salone del Gardening EIMA Green. E la novità di quest'anno è proprio l'area di oltre 2000 metri quadri che destineremo al giardinaggio, e quindi allestiremo una zona dedicata a varie tipologie di macchine, dove si potranno sfidare su un campo da calcio i soffiatori a soffiare su un pallone, dove potranno girare i trattorini su pendenze e dossi e dove potranno le motoseghe o le forbici tagliare i rami.
salone di EIMA Green vedrà la presenza nei padiglioni coperti di 182 case costruttrici. L'esposizione si estende su una superficie di circa 10.000 metri quadrati a copertura di tutti i segmenti merceologici, dalle macchine per la manutenzione del prato, ai trimmer, dai biotrituratori, sino alle motozappe e alle forbici per le potature. Un evento fondamentale per gli operatori della grande distribuzione, dei garden center, delle municipalità e delle attività ricreative, ma anche per gli hobbisti e tutti gli appassionati del verde, che troveranno all'interno di EIMA Green i più innovativi strumenti per la manutenzione di parchi, impianti sportivi, giardini pubblici e privati, nonché sistemi avanzati per il decoro urbano e per l'architettura del verde.